Siamo qui per la nostra chiacchierata settimanale per presentare il nuovo numero di Left, che è in edicola dal 16 novembre. Facciamo vedere la copertina, libertà di stampa, con la copertina disegnata da Vauro, che su questo numero interviene anche con un suo scritto riguardo alla satira, che fa pensare che a sua volta è sottoposta in questo momento a attacchi continui. Io partirei proprio da qui con i nostri ospiti. Alla mia destra c'è Antonella Napoli, Lazzaro Pappagallo di Stampa Romana e il collega Federico Tulli. Ecco, Lazzaro, partirei con te. Che cosa sta succedendo? Allora, assistiamo tutti i giorni purtroppo a insulti, ma anche a perquisizioni di colleghi che fanno inchieste cosiddette scomode. Addirittura, appunto, se dicevamo di Vauro, che ogni giorno quasi subisce, cioè viene raggiunto da una querela, le cosiddette querele temerarie, fin qui le ha tutte vinte, quindi però sono comunque uno strumento intimidatorio. Ecco, ci fai un po' il quadro della situazione e della lotta dei giornalisti in questi giorni con i flash mob? C'è stata una grande mobilitazione. Grazie Simona per l'invito innanzitutto. Allora, abbiamo un problema di carattere generale, un problema che quindi va oltre la contingenza politica. Il problema di Certo. carattere generale è che il nostro sistema complessivamente non garantisce, non tutela nel modo corretto il nostro lavoro. Se il nostro lavoro è essenziale per la Costituzione e per l'agibilità democratica, ebbene bisogna che il sistema legislativo si sposti nel senso di tutelare chi traduce in pratica l'articolo 21 della Costituzione, cioè noi giornalisti. E abbiamo dunque un problema di sistema relativo all'uso delle querele temerarie, ai postini che recapitano, diciamo, gli avvisi, le raccomandate a Vauro e la diffamazione è considerata ancora come un reato all'interno del nostro Certo, sistema. certo. Quando tu dicevi correttamente che poi, diciamo, quelle raccomandate si rivelano carta straccia, noi abbiamo una statistica di ossigeno che ci dice che il 90% di tutti gli attacchi ai colleghi si risolve in nulla. Quindi voi pensate una macchina della giustizia che si ingolfa e poi non produce nulla, proprio perché evidentemente il lavoro alla fine è un lavoro corretto da un punto di vista legale. Solo che quello diventa uno strumento di minaccia e quando va ad impattare colleghi che lavorano sul libero mercato e non hanno tutele di carattere assicurativo da parte delle redazioni, quel collega cambia mestiere e quindi questo è un impoverimento del sistema del lavoro professionale e quindi poi delle garanzie per i cittadini di una corretta informazione. Poi andiamo invece sui temi specifici. Io credo che le forze di governo, in questo caso soprattutto il Movimento 5 Stelle, utilizzi la stampa come una specie di punching ball. Hanno deciso che per ragioni strumentali, ma anche per ragioni, se vuoi, di sistema rispetto al loro modo di comunicare, noi siamo un facilissimo bersaglio che va sfrucugliato quando bisogna, diciamo, fare un po' di retorica. Questo produce i pennivendoli, produce le puttane, si può Sì, dire, diciamo, certo, purtroppo, produce silenzio. diciamo, alcuni epiteti che sono sgradevoli non in quanto epiteti, ma perché generalizzano e come tutte le generalizzazioni sono completamente inaccettabili. È come dire agli idraulici che sono dei ladri perché non fanno ricevute fiscali, ma non esiste una roba del genere, o meglio, esiste solamente nel nostro paese. E noi in piazza abbiamo voluto dire l'altro giorno che questa roba è inaccettabile. E tra l'altro è inaccettabile anche per una ragione, direi, anche più moderata, più pacata rispetto poi a una corretta esibizione di se stessi. Siamo dei lavoratori esattamente come gli altri. Io l'ho detto anche in piazza. Se sbagliamo ci sono i mezzi, mezzi usati correttamente, non utilizzati come una clava, per poter dire ok, tu hai scritto una cosa inesatta, hai leso la mia onorabilità, per cui. Nello specifico, tanto appunto per non essere poi particolarmente ideologici, diciamo così. Tutta questa cosa nasce diciamo, dalla sentenza Raggi. Il comportamento della sindaca è stato un comportamento ineccepibile. C'è stata un'intervista il giorno dopo al Messaggero dove ha detto delle cose assolutamente corrette. Quindi il diretto interessato, colei che in quel caso sarebbe stata la prima persona a sentirsi diffamata, ha avuto un comportamento tranquillo. Che questa roba invece venga utilizzata a livello nazionale da parte di Di Maio e di Battista per dare lezione a tutti quanti gli altri, quando la diretta interessata non si è lamentata alla fine, diciamo, di un percorso che sicuramente gli ha provocato sofferenze, è veramente incredibile. Allora, diciamo, quando tu vedi appunto questa strumentalizzazione, questa strumentalità al lavoro, deve essere rimarcata con la penna rossa.
chiudo dicendo che mi preoccupano, se possibile ancora di più, invece i provvedimenti di carattere legislativo. Ecco, nel senso che a me, sì, ok, diciamo, c'è una certa età per cui se uno mi dà la puttana, va bene, non mi scandalizzo, i capelli li ho persi e quindi si va avanti così. Mi scandalizza molto di più quando tu togli 58 milioni di euro dal fondo per il pluralismo, perché quello per un sindacato si traduce immediatamente in esuberi, licenziamenti, gente che sta a casa e in riduzione del pensiero critico. Certo. E voi lo scrivete in modo corretto, a mio avviso, e il finanziamento pubblico, se correttamente utilizzato, da parti diversissime, perché appunto, cioè, tra Avvenire e Manifesto c'è di mezzo il mondo, certo, e c'è tutta l'editoria locale, tutta l'editoria di vicinanza, se tu mi togli uno strumento del genere e quindi mi fai agire semplicemente secondo logica di mercato, hai eliminato qualsiasi pensiero critico che invece è quello che stimola i governanti a fare meglio, a fare di più, ad agire nell'interesse dei cittadini. Ecco. Antonella, ti vorrei coinvolgere prima di parlare poi del tuo specifico, perché appunto per l'EFT anche nei numeri precedenti ci hai portato dei contenuti alti, importanti, un reportage sulla situazione in Turchia per esempio, però tu sei anche attivista di Articolo 21, collabori con Articolo 21, vorrei quindi continuare un attimo su questo tema, perché l'impostazione che abbiamo dato alla copertina con interventi, certo, di Stefano Galieni, che appunto cita il segretario di Stampa Romana Lazzaro e Antonio Cipriani, sono anche interventi, diciamo, di riflessione alta, cioè noi non vogliamo fare una difesa corporativa della categoria, ma al contrario riflettere su quanto invece il giornalismo sia uno strumento per la discussione pubblica, quindi uno strumento fondamentale per la democrazia, oltre che essere, oltre che appunto articolo 21 è un articolo della Costituzione. Però c'è proprio questo elemento di diritto alla conoscenza, diritto a essere informati per poter deliberare, no? Diceva neanche un estremista di sinistra, ma Luigi Einaudi appunto. Ma, io farei presente una cosa importante, cioè ieri su gran parte dei quotidiani Federazione Nazionale della Stampa e FIEL, quindi Sindacato dei Giornalisti e Editori, hanno pubblicato in modo comune una pagina in cui veniva riportato l'articolo 21 della Costituzione. Dunque a questo punto non stiamo parlando di difesa corporativa, c'è un'azione che vede insieme, vanno ringraziati il presidente Beppe Giulietti, il segretario Lo Russo, che insieme a Stampa Romana e a tanti altri presidi regionali, perché il flash mob citato è stato realizzato in tante altre città italiane, capoluoghi di regione, da Firenze, tutte le maggiori realtà dove c'è una forte presenza di media. E io farei una cosa, ti racconto una storia, questo per far capire che cos'è una querela temeraria, che cosa rappresenta. Io ho iniziato facendo cronaca giudiziaria, sono 20 anni che è pendente su di me una querela temeraria. Scrissi uno scandalo di aborti facili, di Cucchiai d'Oro, mi ricordo ancora il titolo che facevamo sul giornale, ed era coinvolto il più importante ginecologo di Salerno, che era molto amico, ci andava a caccia, avevano proprio un rapporto solidale con il presidente del TAR di Salerno. Questo signore non è stato coinvolto nell'inchiesta in quanto aborti, ma per peculato. Per quale motivo? Perché aveva portato, questo era tutto sulla velina, sulla nota della polizia giudiziaria, sapete come funziona, no? Che fornisce al procuratore, al PM, per poter poi formulare, certo, e scrivere l'ordinanza di custodia cautelare. Aveva sostanzialmente usato la macchina di servizio per portare l'amante ad abortire nello studio di questo suo amico. Quindi lui è stato coinvolto in questa inchiesta con l'accusa di peculato. Io non ho fatto altro che riportare la notizia, mi sono permessa, perché un giornalista è anche uno spirito critico, certo, esercita, tra l'altro lui una personalità di alto profilo pubblico, quindi, no? Di scrivere una inchiesta che getta nel fango una delle toghe più importanti di Salerno e che sporca irrimediabilmente, no? questa toga. Non me l'hanno perdonata,
sull'argomento avevano scritto anche altri quotidiani, il mio era il quotidiano di Salerno, il Mezzogiorno all'epoca, quindi il primo quotidiano di Salerno di provincia, e sono stata l'unica querelata. È andato avanti il procedimento penale fino a un certo punto, poi questo procedimento è stato archiviato. Quindi, che cosa ha fatto questo signore? Che nel frattempo era passato dal TAR di Salerno al TAR di Napoli. Mi dispiace che ci stiamo allungando, però per far capire proprio che cosa significa, perché è una persecuzione, perché è un danno per il giornalista, è passato da Salerno a Napoli, quindi anche è stato in qualche modo premiato, perché tu vai a presiedere il TAR di Napoli rispetto a Salerno. Questo qui questo signore mi ha praticamente querelata, mi ha fatto una causa civile per danni. Lui sosteneva e mi ha chiesto 100.000 euro. Mi ha chiesto 100.000 euro per danni, perché lui avrebbe subito dei danni anche a livello personale, cioè come anche a livello di salute. E fatto sta che quindi è continuato il procedimento. Questo signore nel frattempo, poveretto, è morto. E i figli che cosa hanno fatto? Hanno avvocato a sé questo procedimento. Nel frattempo, ultima nota e chiudiamo su questo argomento, è stato aperto un altro procedimento giudiziario, non nei miei confronti, ma nei confronti dei signori che continuano il procedimento nei miei confronti. Perché una signora, un'altra, non quella che aveva fatto abortire, aveva dato alla luce un bambino di cui chiedeva la paternità di questo signore. Che cosa hanno fatto gli eredi? Hanno fatto cremare il corpo del padre. E quindi è stata aperta mi spiace che sorrido su una tragedia, perché poveraccio, questo signore è morto. Però questo per far capire il contesto, no? Chi c'è. Intanto però io continuo ad andare avanti da 20 anni, con spese e quant'altro, e la prossima udienza è fissata nel, oggi è il 98, tra 2 anni, quindi nel 2020. Caspita. Vorrei chiedere una cosa a Lazzaro, perché non so se dietro, diciamo, questo linguaggio poco politico e molto da social che hanno utilizzato per descrivere la nostra attività professionale, si perde completamente di vista quello che appunto anche Antonella stava dicendo, insomma, l'articolo 21 della Costituzione non tutela solamente la libertà di stampa, ma anche, cioè, il diritto a essere informati del cittadino, certo. E questa cosa, la sensazione è che con quel tipo di dichiarazioni l'opinione pubblica perda proprio coscienza di questo diritto che viene leso nel momento in cui la stampa viene trattata in questo modo. Non so se siete d'accordo. Diciamo, io non so se quello è l'obiettivo di quel tipo di dichiarazione. L'obiettivo di quel tipo di dichiarazione è avere un nemico facile, e hai un nemico facile perché, questo ce lo dobbiamo dire, purtroppo la stampa in questo momento in Italia non gode di buona reputazione. Noi scontiamo anche i nostri peccati, i nostri errori nel momento in cui come categoria, poi chiaro, non sono errori individuali, sono errori di sistema, perché poi tu devi scrivere anche per editori che vogliono un certo tipo di prodotto, ma diciamo che non abbiamo mai aggredito sufficientemente i poteri forti, non abbiamo mai aggredito sufficientemente la politica, abbiamo un po' a volte dato l'impressione di arretrare rispetto alla funzione che abbiamo. Ecco perché non abbiamo alleati di percorso. Non abbiamo alleati di percorso anche per un'altra ragione, che ci qualifica come casta, perché pur in un momento di contrazione del mercato, l'idea da parte del pubblico è che, ok, ci sono i giornalisti, quelli che vanno solo nelle ospitate, guadagnano 3 milioni di euro al mese. Non è affatto così, non è affatto così. I 2/3 dei nostri colleghi guadagnano meno di 15.000 euro l'anno, cioè il nostro mestiere si è proletarizzato ed è a volte al di sotto della soglia di povertà. Allora, per cui sostanzialmente te la prendi non più con un peso massimo, ma con un peso medio a fine carriera, sfiatato, spompato. Però nell'opinione pubblica c'è ancora l'idea, la fotografia di Muhammad Ali, non è più così, assolutamente. Allora, questo noi lo dobbiamo iniziare a raccontare con più forza, cioè dire, ok, questo è il livello della nostra categoria, ma quello deve essere anche il livello di quello che poi deve essere la garanzia nei confronti dei cittadini nel momento in cui rivendichiamo con i fatti il nostro lavoro, con gli articoli,
con i pezzi in televisione, cioè con un elemento che deve essere un elemento di robustezza, di schiena dritta, che ci permette allora di poter andare a dire, io ho scritto una cosa su Facebook a proposito di mezzi di comunicazione, ho detto punto e fatela finita, cioè basta, nel senso che io esigo e pretendo rispetto per il lavoro che faccio, punto. Esattamente come potrei dire se fossi stato un notaio, un avvocato, un chirurgo, un medico, ora non so, ginecologo, ma magari no, però diciamo se non ci sono dei fatti specifici, io voglio rispetto, a maggior ragione perché tratto un bene delicato, ma anche se non trattassi un bene delicato esigo rispetto. Ecco, rispetto a questa cosa che dicevi, Lazzaro, mi sembra importante anche sottolineare che proprio in un momento di estrema precarietà di tanti colleghi, purtroppo appunto tante testate hanno chiuso, insomma sì, la situazione è drammatica, qui a Left registriamo il fatto che tantissimi giovani sono disposti anche a investire del proprio, rischiano, cambiano spalla, vanno in territori anche di guerra, in situazioni di crisi, quindi proprio in un momento in cui il lavoro, diciamo, dal punto di vista della carriera offre pochissimo, però c'è un senso di responsabilità diffuso e una passione che altrimenti non si capisce perché uno si arrischierebbe così. Questo riguarda anche te, Antonella, certo. Tu prendi parte, per noi hai fatto un reportage, sì, appunto, dicevamo, dalla Turchia, sì, raccontaci. Io, vabbè, sulla Turchia noi parliamo di querele temerarie, di offese, e qui c'è gente che per fare il proprio mestiere viene buttata in carcere senza nemmeno che sia stata formulata un'accusa e non vede più la luce del giorno. Abbiamo visto, e ho raccontato appunto nel reportage che ho fatto per voi, della vicenda dei fratelli Altan, di Nasri e di Akak, che sono stati condannati all'ergastolo aggravato, che prevede una sorta nel nostro 41 bis, che prevede proprio la forma più dura di carcerazione. Ci sono attualmente 170 giornalisti in carcere, di cui la maggior parte non è ancora nemmeno comparsa davanti al giudice che deve formulargli le accuse, e soprattutto, nonostante sia finito lo stato di emergenza, perché facciamo una parentesi, due anni e mezzo fa in Turchia è stato sventato un golpe che ha portato all'inasprimento nei confronti sia degli oppositori ma anche della stampa libera, che raccontava le storture di un regime, perché di questo parliamo di un regime, certo, per quanto tutti quanti ritengano che Erdogan sia un partner ineludibile. Erdogan che poi ha tirato fuori la vicenda Khashoggi, chiuderei certo, su questo, perché è stata proprio la Turchia a far emergere quello che era successo in questa sede diplomatica dell'Arabia Saudita, dove un giornalista che è sempre stato critico di Riyadh, del Regno Saudita, è stato assassinato, smembrato, fatto sparire in una sede diplomatica, è la prima volta che avviene una roba del genere. Erdogan ha denunciato questo. Oggi siamo all'epilogo, l'Arabia Saudita è stata costretta ad ammettere che effettivamente quel crimine era avvenuto nella sede diplomatica, hanno fatto una veloce inchiesta, arrestato 15 persone e 5 ieri sono state condannate a morte e hanno certificato che il principe Salman non era assolutamente coinvolto. Peccato che uno dei principali responsabili di questo delitto è uno dei suoi bracci, un braccio destro, una persona molto vicina a lui. Ci sono tra l'altro altri audio, e proprio di poche ore fa la notizia che c'è un secondo audio dove viene proprio dato il mandato, cioè si parla dell'organizzazione. Quindi ci saranno delle sorprese. Sarà però complicato per il mondo occidentale ammettere che questa tesi torni, cioè sarà davvero difficile, perché ci sono degli interessi grandissimi che coinvolgono anche il nostro paese,
basti pensare anche alle armi che vengono certo. cedute e che vengono utilizzate nello Yemen, altro argomento su cui prima o poi dovremmo intervenire. Assolutamente. Ecco, Federico, ti vorrei coinvolgere perché su questo numero appunto ci siamo occupati di libertà di stampa ma anche di libertà di espressione. E tu ti sei occupato del rapporto WAR che fotografa anche la situazione italiana, che non è delle più felici. Sì, la scorsa settimana alla Camera la WAR, che fa parte della IEU, che sarebbe l'International Humanist and Ethical Union, ha presentato appunto questo rapporto sulla libertà di espressione e di pensiero nel mondo. E ci ha colpito, abbiamo pensato di inserirlo nella storia di copertina, perché in particolare ci ha colpito la posizione dell'Italia in questa speciale classifica che si riferisce al livello di tutela che le persone atee non credenti o appartenenti a minoranze religiose o quantomeno di fede non cristiana, appunto la libertà di tutela, il livello di tutela dei diritti di queste persone. Bene, in maniera molto sintetica, su 196 paesi monitorati l'Italia si trova al 156° posto, subito dopo lo Zimbabwe e subito prima dello Sri Lanka. Diciamo, le ultime 36-38 posizioni riguardano paesi appunto come l'Arabia Saudita, la Turchia, l'Iran, il Pakistan, eccetera, insomma. In Europa siamo nella peggiore, sistemati certo. nella posizione peggiore. Abbiamo anche riportato una mappa che molto velocemente consente di farsi un'idea immediata di come siamo messi, dico in questo modo, e il colore che ci rappresenta corrisponde a una situazione che sta a metà tra sistematiche discriminazioni e gravi discriminazioni. Oltre questo livello c'è gravissime discriminazioni ed è appunto un colore tendente al marrone che riscontriamo appunto in Sudan, in Arabia Saudita, Iran e così via, lo dicevo prima. L'Italia sta appunto, ha lo stesso colore della Turchia, ecco, questo colpisce francamente. E, sempre nello sfoglio poi appunto abbiamo riportato anche delle storie e in particolare di Walid al-Husseini, che è un ateo attivista appunto palestinese, accusato di blasfemia e è imprigionato. Questa è la sua, la sua storia è raccontata in un libro, appunto Blasfemo. In Italia la blasfemia è ancora reato, questo un aspetto. Come anche il vilipendio alla religione. Non lo è più in Irlanda, nella cattolicissima Irlanda, non lo è esattamente, più esattamente, proprio di pochi giorni fa, l'Irlanda ha depenalizzato questo tipo di reato. E poi c'è anche appunto una storia siriana, Najah al-Bukai, rifugiato politico siriano in Francia, anche lui racconta la sua storia, la colpa di essere laico, questo un insegnante sì, che non ha potuto esercitare la sua professione appunto in Siria e addirittura è stato torturato senza essere neanche un esponente politico, diciamo. Io concluderei con Lazzaro chiedendogli, ecco, qui parlavamo di libertà d'espressione, c'è una tendenza purtroppo che riguarda l'Italia ma riguarda anche tanti altri paesi come dicevamo un po' prima, togliere di mezzo i corpi intermedi, no? Una politica populista, demagogica, che vuole parlare alla pancia del paese senza nessun vaglio critico, e c'è anche una svalutazione, curioso questo, insomma, viene in Italia ma è la stessa cosa che fa Trump o Bolsonaro, del ruolo dell'intellettuale, quasi che fosse aver studiato e poter mettere le proprie competenze a servizio della collettività sia un qualcosa da denigrare. Come leggere questo aspetto? Populismo può essere la parola chiave, anche se poi bisognerebbe articolare forse all'interno della scatola del populismo, vedere un po' meglio. Diciamo che Io qui rifuggo un po' da un po' di retoriche su questo argomento, nel senso che penso che in un corpo sano tutte le membra abbiano
debbano lavorare per la sanità e per la salute del corpo. Non può esserci un uomo senza un fegato, senza uno stomaco, senza un pezzo di diaframma. Non puoi avere la testa troppo gonfia, né puoi avere lo stomaco troppo gonfio. Devi trovare, diciamo, un equilibrio. Allora, certamente quando leggo che tu elimini il valore legale della laurea, per quanto simbolico possa essere, quando diciamo la professione intellettuale, che è una professione di ragionamento e di pensiero lungo, deve essere scavalcato dall'urlo, io naturalmente penso che sia completamente sbagliata, perché quel pensiero lungo ti consente poi di fare delle politiche adeguate. È altrettanto vero che poi, visto che io sto dentro il pensiero lungo, non vorrei che il pensiero lungo diventi così lungo da non guardare poi in faccia la realtà. E quindi quando il successo del populismo si spiega non solamente perché si strilla, perché si usano i social media, io non penso che sia solamente quello, ma perché c'è stato un dramma reale, che è il dramma di un paese che ha perso negli ultimi 10 anni il 10% di PIL. E allora magari una riflessione in più sul dramma sociale, su che cosa ha significato, diciamo, perdere ricchezza, su che cosa ha significato condannare e consegnare gente e cittadini sulla soglia della povertà, anche da parte degli intellettuali, magari una riflessione più ampia su questo ogni tanto bisognerebbe farla, perché poi accade che appunto o la testa cresce troppo o lo stomaco cresce troppo, e da parte dei due sistemi ci deve essere comunicazione. In 30 secondi, sì, per far capire la gravità del momento e del perché non bisogna prenderlo troppo sotto gamba. Quando un presidente della Repubblica moderato come Mattarella, per la quinta volta, sente il dovere di intervenire sull'importanza della libertà, sì, di informazione, beh, forse c'è da farsi una domanda, riflettere e capire che forse l'allarme non è poi così esagerato, non è una questione di casta. Ecco, sì, sono d'accordissimo, e ricorderei anche, come diceva Lazzaro, appunto, sì, certamente questo impoverimento complessivo del paese, che è un impoverimento anche culturale, e quindi ci preoccupano molto i tagli annunciati ulteriori alla cultura, perché certamente il paese non può ripartire se si disinveste dalla cultura e dalla scuola. Con questo salutiamo i nostri lettori.